Che oggi è attenzione Merini, è passato in vantaggio il Midtjylland con Isaksen. Disimpegno sbagliato di Mario Chila, ne ha approfittato l'esterno danese che dal limite ha fulminato Provedel e si complica ulteriormente la situazione per la Lazio in questo girone di Europa League. Dopo 8 minuti di gioco la Lazio è sotto, Midtjylland 1 Lazio 0, ha segnato Isaksen, nuovamente Firenze. Zaccagni molto cercato dai compagni di squadra, uno contro uno con Anderson, l'accelerazione, Zaccagni, area di rigore, dentro Felipe Anderson, spalle alla porta, Milinkovic, piatto, rete, pareggio della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic al 36esimo minuto. Ottima giocata da parte della Lazio con l'assist all'indietro di Felipe Anderson, di piatto un colpo da biliardo, quello di Milinkovic-Savic, e la Lazio pareggia al 36esimo minuto. Secondo gol in questa Europa League di Milinkovic, e come Isaksen anche Milinkovic lo ha realizzato all'avversaria di questa sera, il Midtjylland 1-1 all'Olimpico dopo il pareggio di Milinkovic. Pallone nell'angolino basso alla sinistra di Lossel, Lazio 1 Midtjylland, pallone in mezzo che sfila Pedro, rete, vantaggio della Lazio. Pedro appena entrato in campo, 13 sul cronometro nel corso della ripresa, la Lazio ribalta il risultato ed ora conduce per 2-1 sul Midtjylland, ma tutto è partito ancora una volta da Mattia Zaccagni, nettamente il migliore in campo fino a questo momento. Altra fuga sul settore di sinistra, pallone in mezzo, pallone basso che è arrivato lentamente nella zona di Pedro, liberissimo con il mancino, l'ex Barcellona ha fulminato Lossel per il vantaggio bianco-celeste. Siamo al 13esimo minuto nel corso della ripresa, Lazio 2 Midtjylland 1. Sinistro, rete, ancora Pedrito per il 3-1 e l'ennesimo assist di Felipe Anderson. Altro tocco di biliardo dopo quello di Milinkovic, quello di Pedro che ha fatto rimbalzare il pallone, ha aspettato l'uscita di Lossel e lo ha trafitto con un tocco di pura classe, doppietta di Pedro che, lo ricordiamo, era entrato in campo al 10° di questa ripresa, terzo gol per lui in Europa League, li ha segnati tutti qui allo Stadio Olimpico, prima allo Sturm Graz ed ora doppietta al Midtjylland, 3-1 per la Lazio quando siamo al 35esimo della ripresa, la doppietta di Pedro e torniamo da Sara Megni, Fiorentina Basaksehir. Rimessa. Attenzione Sara, perché dopo un controllo del VAR è stato annullato per fuori gioco il gol di Pedro che era scattato proprio sul filo dell'offside, ma evidentemente qualche centimetro più in là rispetto alla difesa del Midtjylland, e dunque gol annullato a Pedro. Si resta sul parziale di Lazio 2 Midtjylland 1, nuovamente Firenze. Attenzione poi il gol, ma c'è fuorigioco anche questo, piuttosto evidente, ci sembra il fuorigioco, si è alzata immediatamente la bandierina. Comunque la conclusione pericolosa di Evander è stata deviata da Kabà, poi il pallone, stiamo rivedendo le immagini, certo sul filo pure questo, sul filo del fuorigioco pure questo, l'intervento con pallone che è terminato in porta sul filo del fuorigioco, questo gol annullato, gioco che ancora non riprende, aspettiamo, anche qui c'è un consulto VAR, e aspettiamo la decisione perché siamo veramente sul filo qui, è fuori gioco e la Lazio se l'è vista veramente brutta, perché fuori gioco se c'è, cioè evidentemente c'è perché è stato controllato al VAR, ma veramente di pochissimi centimetri, e qui si è salvata veramente la Lazio che ha rischiato grosso. E anche qui il parziale resta di 2-1 in favore della formazione bianco, c'è un angolo che la Lazio sta per battere, una preziosissima vittoria a questo punto per gli uomini di Maurizio Sarri, che si metteranno alla finestra ora e attenderanno il risultato di Sturm Graz Feyenoord, gara che inizierà alle 21. Termina qui la partita, Lazio batte Midtjylland 2-1, le reti.